sola non posso affermare. Qual è il futuro della nostra società? Che si fa in tribunale? Andremo in tribunale, speriamo di fare il prima possibile. Quindi tribunale, procedura d'urgenza naturalmente. Chiaro. E sarà nominato un commissario, potrebbe essere lei questo commissario? Probabilmente sì, cercheremo di fare in modo che sia così. È stata una riunione molto lunga, possiamo dire, cioè che cosa è successo in queste ore trascorse davanti al notaio? E ci siamo raccontati sempre le stesse cose da 3 mesi a questa parte. No, abbiamo invece no, perché erano presenti i soci e abbiamo provveduto finalmente a informarli sullo stato di questa vicenda e abbiamo mostrato loro il preliminare e il prezzo finale che è stato stabilito dall'arbitratore su nomina assolutamente valida e vincolante per entrambe le parti. Sebbene poi l'avvocato Sallustio continui a sostenere l'illegittimità di questa nomina, non si capisce bene su quali argomentazioni, anzi ne ha rilasciate diverse in una sua nota che ho avuto modo di definire assolutamente prive di pregio giuridico, e, definite a lui stesso con una mia... Quindi mi scusi per capire, il Ponte tramite l'avvocato Sallustio ha contestato questa arbitrata? Sì, Ponte tramite l'avvocato Sallustio continua immotivatamente a contestare con argomentazioni che, ripeto, riteniamo assolutamente prive di ogni pregio e saranno quindi sottoposti all'attenzione di un tribunale a questo punto che ci auguriamo possa in tempi rapidissimi, data l'urgenza della situazione, decidere in tempi rapidissimi in via cautelare e in via ordinaria. Ecco, mi scusi, intanto chiaramente di richiedere tutti i danni che... Ecco, tanto per chiarire per chi ci ascolta, ora da qui in avanti specificatamente che cosa succederà? Ora in avanti, lunedì mattina sarò personalmente a Milano per depositare il ricorso. Mi scusi, tanto si parla del Tribunale di Milano, quindi. Si parla del Tribunale di Milano, sì, che è il foro scelto dalle parti. A questo punto sono anche contenta della scelta perché so essere un tribunale celere in situazioni di questo tipo. Cercheremo e faremo di tutto per ottenere il prima possibile appunto un provvedimento in via d'urgenza che consenta alla società, ormai in una situazione di totale stallo, di poter tornare operativa. E poiché chi più di noi è interessato a che la società adotti tutte le più opportune decisioni, chiederemo appunto di poter essere nominati, dico io noi, ma insomma chiaramente mi riferisco alla signora Nadurio, di poter essere nominata amministratore. Vabbè, adesso stiamo valutando quale figura appunto richiedere al giudice in via d'urgenza. Comunque con potere di firma, cioè... Allora, l'interesse oggi attuale e concreto della società è quello di poter iniziare a essere operativi. Adesso stiamo studiando, in questo fine settimana termineremo di scrivere l'atto, stiamo studiando qual è appunto la domanda più idonea da chiedere, da rivolgere al tribunale, chiaramente poi andando verso un'azione ordinaria che chiaramente poi possa essere valida come trasferimento notarile di quote. Ecco, ma a tale proposito, avvocato, cioè se questa istanza verrà accolta, cioè quindi la signora Durio comunque rappresenterà legalmente la società, questo farà sì che i lavori possano essere portati avanti? Allora, non è che si chiederà di poter nominare la Durio legale rappresentante della società, questo diciamo è quello che purtroppo l'avvocato Sallustio ha capito dalla nostra comunicazione e non è assolutamente questo, perché non sarebbe previsto. Si chiederà al giudice di adottare i provvedimenti urgenti che ritenga opportuni, rappresentando lo stesso quali sono oggi
appunto i requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora e danno irreparabile che chiaramente dovrà valutare. Ecco, lei ha parlato di tempi rapidi, ma ci potrebbe quantificare in così come ipotesi? Allora, quantificare oggi ci vorrebbe una sfera magica. So, mi riferiscono, e questo insomma mi rincuora, che il Tribunale di Milano è uno dei tribunali più celeri in situazioni simili a questa. Quindi insomma so essere un tribunale estremamente efficiente. Mi dicono che addirittura ci sono stati dei giudizi che sono stati decisi in giornata. Ora, sarebbe magnifico pensare che possa accadere anche per noi questo. Noi chiaramente rappresenteremo tutta l'urgenza che richiede il caso. E per quanto riguarda i soci di minoranza? I soci di minoranza sono venuti oggi qui parte, alcuni so che insomma erano impossibilitati per motivazioni loro, hanno dato tutti ampia disponibilità a collaborare e a far sì che non si perda ulteriormente tempo. Tutti, proprio tutti? La gran parte. Senta, comunque una volta perfezionato questo tipo di situazione con il tribunale, la società può firmare contratti, può prendere delle decisioni, oppure secondo lei il giudice di Milano potrebbe mettere dei paletti o delle situazioni? Allora, ripeto, noi a chiedere, diciamo, si può chiedere tutto. Noi chiaramente dobbiamo partire dal rappresentare questa situazione e chiaramente rivolgerci al giudice affinché adotti i provvedimenti che ritiene più idonei, e chiaramente gli daremo delle indicazioni. Poi, insomma, se ce le accoglie vuol dire che ha capito qual è l'urgenza e qual è la situazione che noi riteniamo di avere pienamente. Ma ci potrebbe essere l'ipotesi di un distinguo tra la gestione sportiva e la gestione societaria propriamente detta? Ma oggi come oggi l'urgenza è proprio quella di sportiva, nel senso che comunque sia siamo in procinto dell'inizio del campionato, del ritiro della squadra, non esiste ancora una squadra, quindi immagino che più urgenza di questa non ci sia. Per il resto, durante l'anno si è lavorato per cercare di appunto riquadrare un po' la situazione societaria da un punto di vista contabile, amministrativo, per quello che chiaramente è stato possibile con appunto il dottor Loi, che si è occupato appunto di predisporre poi tutto un budget di pagamenti con ottimi risultati, perché abbiamo cercato di massimizzare il più possibile la situazione appunto del Siena. Quello che oggi manca è appunto chi organizzi una squadra, perché insomma non ci risulti che Antonio Ponte, benché obbligato contrattualmente a condividere con la signora Durio le scelte che ricadevano sulla stagione successiva, si è reso, nonostante i nostri mille solleciti, assolutamente inerte sul punto. Non si è fatto sentire affatto precedentemente a questa riunione, o ha giustificato la sua assenza in qualche modo? No, non ha assolutamente giustificato. Ci è arrivata ieri in serata una nota dell'avvocato Sallustio, cui facevo accenno prima, ripeto, con motivazioni che non sto neanche a controbattere, perché sono veramente assolutamente prive di ogni considerazione, per cui insomma è chiaro che assolutamente pretestuose e tese a perdere tempo, e non si è ancora capito per quale motivo. Al notaio sono stati consegnati gli assegni della cifra stabilita dall'abitatore? Qui in mano il certificato di deposito degli assegni, è stato fatto un verbale negativo di appunto di vendita, e con questo certificato chiaramente insomma questo certificato sarà allegato al ricorso che presenteremo in tribunale. Mi sarei aspettato il Ponte, dato che in qualche modo l'arbitrato che è inappellabile, e quindi il valore della cessione è stato determinato, non ci piove su questo, quindi non è che c'è da fare un appello o un contraddittorio ancora, è finita. Quella è la cifra che verrà poi ufficializzata, e quella che Ponte sarà in qualche modo
dovrà pagare, quindi non ci piove. Io mi meraviglio che non si sia presentato, perché non è che c'è prendendo tempo o appellandosi o si può, diciamo, stravolgere questo arbitrato. Questo arbitrato è stato sancito e è legge. Ora purtroppo c'è la difficoltà che se, come credo, la signora Duria andrà per vie a questo punto di tribunale, si allungherà ancora di più la situazione. Però no, non credo, anche perché in questo caso, come ho capito, le situazioni che saranno quelle del tribunale parlano di alcuni giorni, quindi... Come, scusi, Ponte non si è presentato, ma ha mandato, cioè ha fatto sapere perché non si è presentato? No, nessuno sa niente, nessuno l'ha visto, nessuno, purtroppo è questa la situazione. Speriamo che nei prossimi giorni, io vedo la signora Durio molto determinata, come l'è sempre stata, tranquilla, quindi anche noi dobbiamo essere fiduciosi nel prossimo futuro, e poi ci siamo, perché Coppa Italia è ora al 31. Comunque noi, come soci di minoranza, gli abbiamo dato pieno. Di minoranza eravate questo pomeriggio, sì, lei e Ettore Lazzi, ma anche a nome di altri? No, ognuno si presenta per nome proprio, per conto proprio, per proprio conto, per cui di fatto io credo la disponibilità più o meno c'è da parte di tutti. Stasera non c'era da sancire niente, la signora Durio ci ha invitato perché gli faceva piacere una testimonianza anche nostra, per cui non è indicativo se ci sono io e non c'è un altro socio. Diciamo più o meno tutti i soci sono disponibili, al momento opportuno, quando arriverà la possibilità di firmare la rinuncia, diciamo, da non esercitare la prelazione, siamo tutti d'accordo. Quindi è una testimonianza la nostra presenza, ma più o meno tutti, ora io parlo sentendo, ma io penso non ci siano grosse resistenze. Il problema, ripeto, è il primo passaggio, è quello più importante. Se non viene esercitato questo diritto, questo passaggio di quote, noi non possiamo neppure firmare la rinuncia. Io rinuncio a qualcosa in una prelazione quando mi viene comunicato ufficialmente per raccomandata. Io oggi saremmo stati pronti anche a firmare qualcosa, ma non ha valore, perché io non posso promettere un qualcosa che ha da avvenire. Alla prima deve succedere, dopodiché anche contestualmente io posso anche firmare oggi la rinuncia, ma non posso rinunciare oggi a qualcosa che ancora non è avvenuto. Questo per chiarire di fronte alla città. I soci di minoranza siamo consapevoli dell'urgenza di dare la possibilità alla signora Duria, meglio tardi che mai, di organizzare la squadra, di organizzare il ritiro e di fare tutto. Purtroppo questo handicap di Ponte, che non si è presentato, allunga tempi. Non credo che si allungherà di tanto, almeno lo spero. A quanto ho capito, anche parlando un po' con il notaio e sicuramente con l'avvocato Amato, che sono più dentro di me, ho capito che questa situazione, al momento che verrà presentato immediatamente lunedì un ricorso, come vi dirà, credo che sia questione, sono abbastanza rapide, ecco, non si va per la giustizia ordinaria di mesi, ecco. Questo speriamo, ecco. Io, scusate, quello ho potuto dire e ho voluto dire. Allora, con Lorenzo Munilacci, al termine di questo incontro, un commento anche da parte tua. Ma il commento è difficile, cioè io non c'avevo particolarmente, non ero particolarmente fiducioso che oggi Ponte fosse venuto qui a firmare, perché i segnali che arrivavano non erano in questo senso. C'è stato l'incontro di circa 3 ore e mezzo dal notaio, ormai è chiaro che si andrà per vie legali. Come ha detto sia l'Amato sia la Durio, a questo punto bisogna vedere quanto ci sarà da attendere ancora per la sentenza, che dovrebbe nominare un giudice, un amministratore, un altro amministratore, che potrebbe comunque anche essere la stessa Anna Durio, per iniziare principalmente una stagione di calcio che ci vedrebbe fra circa 20 giorni giocare la nostra prima partita, e non abbiamo ancora che 4 o 5 giocatori. La cosa che preoccupa i tifosi e preoccupa me più che le carte bollate è che si rischia
al contrariamente di tante altre società che falliscano perché non hanno la fideiussione, perché non hanno i soldi, perché non hanno niente, noi abbiamo tutto questo, però per colpa di Ponte, che ormai sta giocando tutte le sue ultime carte a disposizione, strafregandosene della passione dei tifosi, della passione di una città per la propria squadra di calcio, noi siamo in questa situazione, insomma, ecco, cioè la situazione è un po' atipica rispetto alle altre pur tribolate estati che abbiamo passato, in cui a rischio era l'iscrizione. Ecco, Lorenzo, te hai parlato di carte, sta giocando Ponte, ma più che giocarti di carte sembra quasi il tuo atteggiamento sia teso soltanto a ritardare l'inevitabile. Ma io credo che Ponte ormai lui abbia percepito che più di questi soldi non prende, che è odiato da una città intera, che i tifosi non lo possano più vedere, che anche le istituzioni non lo sopportano più, e quindi lui l'unica arma che ha è cercare di tirarla avanti il più possibile con l'unico solo scopo di far girare scatole a tutti, e credo che questo poi dopo ce lo ricorderemo. Ecco, come tifosi avete intenzione di prendere iniziative o ormai aspettiamo l'esito dei tribunali? Ma ora vedremo, ne parleremo tutti insieme anche con questi della curva, a vedere se si può mettere, fare qualche azione di protesta, anche se come è stato ufficializzato sia dall'Amato sia da Nadurio, la palla passa in mano al Tribunale di Milano, che nel più breve tempo possibile dovrà prendere la decisione. Quindi non è che si tratta di fare forzature nei confronti di Ponte, ma c'è un tribunale che dovrà decidere e si prenderà il suo tempo per decidere. Quindi qualsiasi cosa, qualcosa faremo, ma sarà solo una cosa così, diciamo, più o meno folcloristica.